Abbiamo incrociato, mentre camminavamo verso questo campo rom abusivo, perché è sulla strada, abbiamo incrociato il signor Franco, che è un cittadino di Milano, che essendo in pensione a tempo perso cura un suo orto qui nelle campagne di Mecenate. E lei ha una certa conoscenza di queste persone perché le vede tutti i giorni? Sì, assolutamente, vedo come si comportano, cosa fanno, cosa non fanno. Arrivano una mattina, stanno qui, si siedono fuori dalla loro bellissima roulotte, devo dire, perché dentro a me capita di vederle passandoci l'interno. E insomma, e tutte le volte mi chiedo come facciano a così, acquistare e mantenere degli appartamenti, letteralmente degli appartamenti. Perché sono appartamenti di fatto con le ruote, perché dentro non manca nulla. No, assolutamente. Ecco, è vero che lei ha avuto anche qualche problema, le hanno rubato la macchina? Sì, mi hanno rubato la macchina, hanno bucato quattro macchine le gomme, regolarmente quando la verdura è pronta da essere raccolta, regolarmente non ce la troviamo più. Quindi le vengono a rubare anche la verdura dall'orto? Assolutamente sì. Sì, io mi faccio il mazzo, dopodiché quando ad agosto magari sono i bei pomodori così, arrivo la mattina, li lascio lì due giorni, vengo la mattina, non c'è più niente, ci sono poli verdi. Non ha mai pensato a metterci un po' di Gutalax dentro? È un po' difficile farlo. Però sai che soddisfazione. No, infatti, non sono un tipo.